Buongiorno a tutti, grazie della presenza. Siamo qui oggi per presentare questo progetto Facciamo Rete, che vede il coinvolgimento di 58 organizzazioni di volontari della nostra regione ed è finalizzato a garantire alla nostra cittadinanza tutta una serie di servizi che adesso gli interlocutori vi presenteranno. Lascio la parola come prima cosa all'assessore Giorgia Latini, competente per la materia. Grazie Giovanni, un saluto a tutti, un saluto ai giornalisti e un saluto anche a coloro, insomma, che animano questo progetto, quindi al CSV Marche, al Forum del Terzo Settore, alla Bottega del Terzo Settore. Ringrazio anche l'ANCI per il patrocinio a questa iniziativa. Ecco, questo è un progetto di cui la Regione Marche va orgogliosa anche perché già nel nome di questo progetto Facciamo Rete è insita anche la visione sul terzo settore che la regione ha, cioè quella di far sì che si vada verso proprio una prospettiva unitaria di gruppo, di fare rete insieme. Quindi ad oggi i grandi progetti, le progettualità soprattutto nel terzo settore, sia a livello regionale, ma anche a livello nazionale, ma anche a livello europeo, sono tutti progetti che vedono la rete come un modello importante da seguire, perché è ovvio che quando si opera in comunione, quando si opera in sinergia, e tutti quanti uniti si riescono a fare dei progetti molto più validi, molto più importanti e devo dire che la nostra regione su questo modello di fare rete è una regione capofila e quindi siamo sicuramente presi anche insomma in considerazione dalle altre regioni che ci vedono sotto questo punto di vista come un vero e proprio punto di riferimento e di questo sicuramente ne andiamo orgogliosi. Poi questo progetto si rivolge soprattutto ai fragili, persone che hanno sofferto di più in questo periodo difficile di pandemia, agli anziani. Quindi in questi progetti vedrete tutte azioni importanti, sia al contrasto della povertà, ma soprattutto anche al sostegno a domicilio e a distanza di coloro che si sono ritrovati soli, perché pensate in questo momento anche tutti coloro che magari già vivevano una situazione di disagio, di solitudine, ma che avevano quei pochi momenti di incontri con i propri familiari o con qualche amico che si sono ritrovati completamente isolati. E quindi ecco, questo progetto va proprio in questa direzione di sostegno. Stare vicino ai più fragili e agli anziani è ovvio che è un'azione che deve essere sempre portata avanti come progettualità per far sì che non ci siano, non rimanga indietro nessuno da un punto di vista sociale, ma soprattutto ecco, in questo periodo penso che questo progetto abbia ancora una maggior valenza. Quindi penso che è un progetto che come regione dobbiamo sostenere ulteriormente perché è un progetto che è stato sicuramente apprezzato dal territorio, perché poi voglio ricordare che quando comunque abbiamo insomma queste progettualità, questi bandi, c'è sempre un'interlocuzione con le associazioni del territorio perché è importante raccogliere le esigenze della comunità, in questo caso marchigiana. Quindi è importante l'ascolto e poi è importante dare delle risposte che però vengono da richieste che appunto sono delle esigenze, proprio della comunità. Ecco, come aveva accennato il dottor Pozzari, che ringrazio sempre per l'attenzione e per l'efficienza, sono stati coinvolti veramente tanti soggetti in questo caso.
sono stati coinvolti 14 enti no profit regionali e 44 associazioni, per un totale di 800 sedi e circoli locali. Quindi devo dire che per essere una regione piccola con una popolazione insomma veramente minima, questi numeri ci fanno veramente piacere, e significa che il terzo settore, come insomma ho detto prima, nelle Marche è un fiore all'occhiello della nostra regione. Per questo ringrazio l'operato di chi mi affianco, ringrazio anche l'ANPAS, e quindi ecco, spero che si potrà continuare a lavorare con questa sinergia, con questa collegialità per il futuro prossimo, ma visto insomma l'inizio del mio mandato sono sicura di sì. Quindi lascio la parola per i dettagli più tecnici a chi mi affianco. Grazie. Grazie Giorgia. E la parola adesso al presidente di ANPAS Marche, Andrea Sbaffo, e proprio perché si possa spiegare i contenuti di questo progetto diviso in tre macro aree che vogliono andare a contrastare la povertà estrema, a supportare il tessuto associativo regionale e anche per aiutare il contrasto all'emergenza pandemica. E questo è un progetto, come diceva poco fa l'assessore Giorgia Latini, che si sviluppa proprio in sussidiarietà orizzontale. Siamo all'inizio di questo percorso della sussidiarietà orizzontale, noi siamo un pochino più avanti di altre ragioni, per cui prego, spiegateci come intendete operare. Grazie dottor Pozzari, buongiorno a tutti. ANPAS ha l'onere, ma soprattutto l'onore, di guidare questo progetto Facciamo Rete Marche, l'insieme delle associazioni del terzo settore che si mettono a disposizione del cittadino marchigiano. È questo l'aspetto più importante, la partecipazione di tutto il mondo del volontariato che riesce capillarmente ad raggiungere tutti i cittadini marchigiani. 14 reti principali con 44 associazioni sinergiche fanno parte di questo progetto, con gli 800 presidi che abbiamo in tutto il territorio regionale, danno le dimensioni di questo progetto per una cifra cospicua di finanziamento che è di oltre i 900.000 euro e che segue il progetto Riesco che è stato concluso qualche mese fa, entrambi a sostegno di coloro che sono in difficoltà in questa purtroppo in questa situazione di pandemia che oramai ci portiamo dietro da un po' di tempo. Le tre macro aree che sono nel progetto, come diceva prima l'assessore, che ringrazio per le belle parole per il mondo del volontariato che ha appena detto, le tre macro aree sono appunto quella del sostegno alla povertà, quella del sistema di servizio a domicilio, della vicinanza ai cittadini e non ultimo segno l'associazionismo, perché le stesse associazioni in questo momento sono in difficoltà. Riuscire a mettersi insieme per dare un servizio è una cosa importantissima, perché non dimentichiamoci che come ci sono state problematiche importantissime dentro purtroppo ognuno di noi, dentro le nostre case, anche il mondo del volontariato ha sofferto questo momento tragico e abbiamo avuto comunque sia delle forze abbastanza decimate in termini proprio di apporto del volontariato, perché comunque fare volontariato in un momento così particolare è comunque difficile, non tutti se la sentono. Dunque la razionalizzazione, cioè il mettere insieme tante associazioni, ha dato la possibilità di dare comunque il nostro apporto al cittadino marchigiano. Dunque è importante riuscire ad esserci insieme perché così non si lascia indietro nessuno. La progettazione Facciamo Rete, il nome stesso, le maglie strette di questa rete servono appunto per non lasciare indietro nessuno. Dunque questo è importantissimo. Come pure l'opportunità di cogliere questi finanziamenti che la Regione sta portando avanti in maniera molto importante. Questa mattina, tra l'altro, alcune delle nostre associazioni hanno firmato l'atto costitutivo per una nuova ATS per la prossima progettazione, dunque stiamo continuando ad andare avanti con il supporto della Regione e con il supporto del Ministero per questi finanziamenti, appunto proprio su questa strada, riusciamo ad essere
anche organizzati per prendere questi finanziamenti, perché non sono facili da gestire 900.000 euro per le associazioni di volontariato. Dunque anche la rotazione che mettiamo fra di noi nel guidare queste progettazioni è importante, perché nel progetto scorso era Hauser, come questa volta è AMPAS, come nella prossima volta è un'altra associazione. Anche la possibilità di mettere a disposizione proprio la propria struttura organizzativa in collaborazione col CSV, perché naturalmente il CSV è una importante pedina in questo scacchiere. Dunque ecco, è importantissimo razionalizzare le forze e mettersi insieme. Questo è un aspetto importante. Mi auguro insomma che riusciamo a raggiungere tutti gli obiettivi del progetto, come siamo riusciti nel progetto scorso. E ecco, ricordo anche che AMPAS, che guida la progettazione, è stata colei che ha tenuto sia un numero verde attivo in tutta questa fase pandemica, fin dal progetto precedente, dal progetto Riesco, che l'ha tenuto sempre attivo e ha intenzione di tenerlo attivo in futuro, un punto di riferimento fisso e a lunga gittata per il futuro. Non dimentichiamoci che attualmente, insieme alla pandemia, ci sono altre realtà che si stanno che stanno complicando un po' la vita dei cittadini marchigiani. Il caro bollette, si aggiunge una serie di sfortune dietro ad altre. Dunque ecco, è importante tenerci stretti e riuscire a dare un servizio. Importantissima anche una cosa, che questa progettazione nelle Marche è un po' da capofila in ambito italiano. Siamo una delle pochissime regioni che ha questo tipo di collaborazione così ampia fra tutte le associazioni del terzo settore, e questo va dato atto sia alla lungimiranza della regione che del centro servizio del volontariato e a tutta l'ambito del terzo settore. Grazie. Grazie Andrea, adesso cederei la parola ad Alfonso, che entrerà ancora più nel dettaglio magari, e approfitto per segnalare una cosa molto importante che hai appena citato, ovvero questa rete a maglie strette, dove le grandi organizzazioni, le grandi reti si affiancano anche alle piccole realtà del volontariato e della promozione sociale, cercando di creare ulteriore coesione sociale. Questo è estremamente importante, perché in queste nostre reti non deve esistere una concorrenza interna, una voglia di protagonismo esagerata che tante volte si può riscontrare, e questo nostro meccanismo vuole proprio favorire questa leale collaborazione sia tra lo Stato e l'associazionismo, ma anche tra le associazioni. A te. Grazie, quindi vi rubo solo pochi minuti per entrare magari un pochino più nel dettaglio, nelle maglie di quello che è questo progetto Facciamo Rete. Insomma, mi aiuterò anche con delle slide che andremo a proiettare, in modo tale che abbiamo un po' presente, seguiamo un filo del discorso che vedremo. Allora, il progetto, lo sappiamo, si chiama Facciamo Rete, e praticamente ci sono varie associazioni, abbiamo detto 58 del terzo settore, tra ODV e APS, che si mettono in gioco per riuscire a dare risposte, e adesso vedremo quali. 14 di queste associazioni hanno costituito un'associazione temporanea di scopo, una APS. AMPAS è una di queste, ma è un primus inter pares, quindi non è che predomina sulle altre, perché come sempre bisogna identificare un capofila che tenga un pochino le redini di macchina. Citerei molto velocemente le 14 associazioni che costituiscono l'ATS, perché è un po' la spina dorsale, insomma, di questo progetto, che sono AMPA, SACLI, ARCI, AUSER, ANTEAS, ADA, ANMIL, AVI, SAIAS, CDA, CDS, CSI, Audiconsum e Lega Ambiente. Sono sigle, non mi sto a dilungare insomma su quello che dicono, però per dire che per chi chiaramente e conosce un po' questo settore, parliamo di organizzazioni strutturate a livello regionale, che quindi hanno modo comunque di costituire già esse una rete abbastanza importante. Le azioni progettuali, l'abbiamo anticipato prima, si dividono in tre macro aree. Le macro aree identificano azioni ben definite. La macro area si occupa delle azioni di contrasto alla povertà estrema,
argomento molto molto sensibile e attuale. La pandemia ha creato, sappiamo, soprattutto nei posti di lavoro, quello che era precarietà è diventata purtroppo una grande mancanza di lavoro e si sono acuiti certi fenomeni importanti dove famiglie non riescono a mettere insieme il pranzo e la cena. Bene, ci sono una serie di associazioni che si occupano prevalentemente di questa attività, che si mettono insieme per dare risposte. Questa macroarea è coordinata da Aclimark, perché dato l'alto numero di associazioni, chiaramente all'interno della specificità della macroarea ci deve essere qualcuno che tira le fila. Nel caso della macroarea 1 è Aclimark. La macroarea 2 prevede che si facciano azioni di supporto al tessuto associativo regionale, perché, anche qui è stato anticipato, entriamo nel dettaglio, ODV, ATS e terzo settore comunque hanno vissuto una grave crisi a causa della pandemia. Volontari disorientati perché si sono trovati a combattere problematiche, insomma, che e ad avere limitazioni che prima non avevano. La legittima paura anche del volontario stesso, quindi pensiamo a persone che fanno attività senza essere remunerate a fare un servizio dove magari poi c'è il rischio che vieni contagiato dal Covid. Quindi chiaramente c'è bisogno di azioni che facciano, consentano, aiutino le associazioni a ripensare le loro attività, creandone di nuove, e da una parte anche proprio il sostegno anche personale, quindi pensiamo al burnout che comunque colpisce i volontari. Ci sono delle azioni mirate a questo. Questa macroarea viene coordinata da Arci Marche. La macroarea è quella invece che si occupa dei cosiddetti servizi di prossimità. Quindi sono attività specifiche che arrivano direttamente alla persona, quindi ci sono attività forse più banali ma sicuramente non meno importanti, che vanno dalla consegna di farmaci o spesa a domicilio per persone che non riescono ad avere questo tipo di aiuto dall'esterno, da loro parenti o magari anche dagli stessi servizi sociali dei comuni. E comunque si pongono di avere un'azione di prossimità, anche lo stesso sostegno psicologico alle persone. Sappiamo quanto è importante la problematica psicologica causata appunto dalla pandemia. Questa terza macroarea è coordinata da Ampas Marche. Il progetto intero prevede un'attività di un front office che è un numero verde disponibile a rispondere a tutte le chiamate, quindi diventa un collettore per chi magari non si destreccia sui siti internet, le pagine Facebook, quindi tutte quelle piattaforme dove magari una persona più giovane riesce ad arrivare. Invece il concetto del numero verde è che chiunque può chiamare e sentire dall'altra parte una persona che ascolta quelle che sono le sue esigenze, poi una volta chiuso il telefono cerca di dare una risposta attraverso le 58 associazioni che fanno parte di tutto il progetto. Ho parlato dei 14 che costituiscono, 14 associazioni che costituiscono l'ATS, ma ce ne sono 34 che sono i cosiddetti soggetti sinergici, cioè varie associazioni, magari non radicate sull'intero territorio regionale, come quelle che dicevamo prima, ma che comunque svolgono un'importantissima azione a livello locale, che servono comunque a coprire capillarmente tutto il territorio e che vanno chiaramente in base alla propria attività all'interno di una certa macroarea. Quindi all'interno della macroarea 1, azione di contrasto alla povertà, quello che abbiamo detto, troviamo una serie di soggetti sinergici che sono quelli elencati nelle slide che vedete, che insomma, per non allungare troppo, insomma, non cito solo per quello. Ci sono altri soggetti sinergici per la macroarea 2, quindi le azioni di supporto, e altri soggetti sinergici per la macroarea 3. Tra l'altro questa, trattando di servizi di prossimità, chiaramente abbraccia una platea di associazioni più ampia delle altre, perché chiaramente ce ne sono molte all'interno di questo ATER che si occupano di attività connesse con con i servizi di prossimità, e sono quelle che vedete elencate qua. Sempre per quel discorso di inclusione a cui faceva riferimento anche l'assessore prima, quello di non lasciare indietro nessuna
associazione, quindi di costituire una rete forte, sono state inserite anche delle ulteriori associazioni, sono 10 associazioni del terzo settore, che non sono né componenti dell'ATS né soggetti sinergici all'interno del progetto, ma sono comunque fornitori di servizi, quindi comunque fanno una serie di attività sempre a sostegno del progetto. Non avendo chiaramente una struttura, un'organizzazione così ampia come tutte le altre, però comunque faranno delle attività a supporto del progetto e verranno comunque tenute dentro, quelle che hanno manifestato chiaramente la volontà di partecipare a questo progetto. Quindi tutti dentro, una rete molto strutturata, molto importante, che cerca di raggiungere tutti i cittadini in tutte le zone della Regione Marche, perché è molto capillare, con una serie di servizi i più disparati, ma che comunque dovrebbero riuscire, perlomeno questo è lo spirito del progetto, comunque risposte a tutte quelle che sono le istanze provenienti dalla popolazione. Grazie per l'attenzione a tutti voi. Grazie Alfonso, sei stato veramente utile per dettagliare in forma sintetica e breve la complessità di questo progetto, che vuole andare ad agire sul singolo cittadino e cercare di coinvolgerlo e includere ognuno all'interno di questa nostra società. Colgo l'occasione appunto anche per ringraziare l'interpretariato LIS che sta traducendo questo nostro intervento, ed è un esempio di questa nostra volontà di inclusione anche di tutta l'amministrazione. L'altra volontà di questa amministrazione è quella di agire anche sulle aree interne, quindi non dimenticare nessuno. In questo contesto ci aiuta per fare in modo che il tutto funzioni e anche per attivare una programmazione ed una progettazione degli interventi consona ai bisogni del territorio, ci avvaliamo per l'appunto del forum del terzo settore che è oggi rappresentato qui da noi dal portavoce Diego Mancinelli, a cui cedo volentieri la parola. Sì, grazie Giovanni, buongiorno a tutti, grazie Assessore della possibilità che ha dato al terzo settore nella sua complessità di potersi continuare una sperimentazione. Io credo, io come portavoce, nel senso il forum ha supportato, anche grazie alla ottima collaborazione che da sempre devo dire, ma che si è rafforzata negli ultimi anni con Giovanni in questo momento, ma diciamo con lo staff che Giovanni ha da sempre, in cui si è fatto parte come ufficio, perché non è un ringraziamento come di peloso per qualsiasi motivo, ma è un ringraziamento che credo debba essere fatto perché sta nella realtà dei fatti, grazie alla voglia di entrambi di provare a collaborare insieme, anche in una logica, come dire, di quella che ci dà adesso negli ultimi anni, soprattutto la riforma del terzo settore, il codice, la sentenza della Corte Costituzionale, non entriamo nei dettagli, ma nelle Marche su questo specifico è partito un lavoro di coprogrammazione e di coprogettazione che, lasciatemi dire, ha poche esperienze in Italia. E questo è veramente un importante traguardo, non era scontato 4 anni fa Giovanni, adesso, quando abbiamo iniziato. Considerate questo, Assessore, che noi nelle Marche siamo in emergenza dal 2016, questo dato sembra un dato di poco conto, ma noi siamo in emergenza continua dall'evento sismico, certe zone ancora non sono uscite da quell'evento devastante, piombate in quest'altro evento altrettanto devastante. Questo tipo di iniziativa permette di far fronte alle istanze di pezzi di sistema Marche, che sono le associazioni del terzo settore più in generale, ma nello specifico le APS, le ODV. Guardate che la tenuta di certi territori dipende dalla presenza, oltre che di sistema imprenditoriale, sistema diciamo in generale, anche della presenza capillare del terzo settore, dell'ODV, delle ANPAS. Penso adesso, non per fare un elogio al lavoro delle pubbliche assistenze, ma pensate cos'è stato nella fase del terremoto e nella fase della pandemia la presenza delle ANPAS o di anche presidi territoriali come sono le ACLI, come possono essere le ARCI. Quindi credo che questo sia un elemento centrale credo che debba essere portato avanti, anche se questi anni di esperienza ci hanno fatto capire che il terzo settore, devo dire la verità, che negli ultimi anni, anche nella fase diciamo attuale, ha visto un'attenzione che forse prima non aveva. Pezzi di PNRR sono destinati al terzo settore, l'esperienza del PNRR, il fondo complementare area sisma,
che questa regione ha portato avanti, include il terzo settore. Quindi c'è, e noi però crediamo che debba continuare. Io penso, poi mi chiudo perché chi mi ha anticipato ha già entrato dentro, io faccio più uno sguardo d'insieme, credo che questo sia il lavoro che ci aspetta nel 2022, perché ancora nessun tipo di emergenza, anche se speriamo, incrociamo tutte le dita possibili e immaginabili, andiamo avanti, ma sarà un anno poi l'emergenza, altre emergenze secondo me ci aspettano, e affrontarle insieme è più semplice, soprattutto anche affrontarle nei temi dei fondi che la comunità europea ci metterà a disposizione nei prossimi anni, che potrebbero essere complementari a questi qua per continuare ad affrontare queste sfide insieme, perché io... Poi c'è Luigino, veniamo da un mondo che è quello dell'ambientalismo, l'emergenza climatica sarà la sfida che ci aspetterà da qui i prossimi anni. Sarà veramente una sfida che forse quelle che ci sono state davanti sono state comunque più, non dico più semplici, ma almeno avevano una possibilità di fine. Quella dell'emergenza climatica sarà un tema, e qui dentro già c'è, abbiamo riflettuto anche sui pillar sul quale inserire, credo che quello sia uno stimolo. Quindi grazie a tutti quanti, al CSV, all'ANPAS, a tutti i colleghi, amici che hanno frequentato, l'assessore, e rinnovo il ringraziamento anche agli uffici, perché senza di loro, come dire, non è semplice fare nulla, quindi grazie e buon lavoro a noi. Grazie Diego, hai anticipato un tema che probabilmente diverrà centrale con l'approvazione dei prossimi piani operativi regionali, sia per quanto riguarda il FESR che quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, e personalmente io considero una sorta di allenamento quello che stiamo facendo, proprio per prepararci ad un qualcosa di più strutturato e probabilmente anche un pochino più complesso con le regole comunitarie. Per dare ausilio a tutti gli enti del terzo settore esiste anche il Centro Servizi Volontariato, che è oggi rappresentato qui da Simone Bucchi. Cedo la parola e ci dirà anche lui qualcosa. Sì, grazie Giovanni. Io devo fare innanzitutto in apertura un ringraziamento vero a tutte le 58 realtà che si sono rese disponibili per fare questo progetto, perché noi possiamo pensare anche le cose più belle del mondo, però nel quotidiano ci sono loro, nelle comunità, ci sono loro a fare le attività che noi abbiamo pensato, c'è l'ANPAS come capofila che ringrazio particolarmente, ma ci sono anche tutti quelli che poi fanno volontariato, sia facciano parte di associazioni di volontariato ma anche di promozione sociale. Per cui li ringrazio davvero tanto, come ringrazio anche Luigino Quarchioni, che ormai ha fatto il coordinatore sia nel progetto Riesco, che è stato il primo progetto che abbiamo pensato con questo modello, e fa il coordinatore anche in questa occasione, e non è una cosa semplice, perché tenere insieme e dare senso continuamente, tutti i giorni, a un progetto di questa portata, vi assicuro, è facile. E, per cui ringraziamenti doverosi. Io devo dire che mi ero segnato tra le cose da dire quello che tu hai chiamato l'allenamento, Giovanni, perché la nostra idea, l'idea che stiamo elaborando, è quella di sperimentare qua con fondi regionali attività di reti così importanti, ma poi per fare in modo che queste reti siano utili al nostro territorio, perché possa intercettare finanziamenti anche che vengono dal Ministero o che vengono dall'Europa o che hanno altre fonti, perché dobbiamo portare, l'obiettivo è quello di portare occasioni in più per il nostro territorio regionale, e farlo con un senso e farlo tutti insieme. Questo è quello che abbiamo un po' in mente. Per cui il nostro allenamento direi che un po' è anche quasi finito, noi ci sentiamo un po' pronti, devo dire, per accettare qualche sfida ulteriore, e spero che da qui ai prossimi mesi, al prossimo anno, insomma, potremo anche riparlarne insieme. L'obiettivo del CSV, la sua missione, è quella di qualificare il tessuto associativo della nostra regione. Noi lo facciamo in tanti modi diversi, uno dei quali è provare a fare da collante, mettere insieme in una fase di animazione territoriale tutte le realtà che sono in questa. Così abbiamo fatto, poi abbiamo dato supporto alla progettazione a queste 14 grandi realtà che si sono messe insieme. Oggi le accompagneremo dal punto di vista del monitoraggio, della rendicontazione, tutta quella parte amministrativa che comunque un progetto così importante richiede, e poi
saremo l'interfaccia della regione anche per quella che è la rendicontazione, per chiudere il progetto nella maniera migliore. Siamo in un'epoca di collaborazione, chi si occupa un po' di terzo settore lo sa, adesso lo accennava Diego poco fa, si parla spessissimo di coprogrammazione, di coprogettare servizi insieme, e noi così ci siamo mossi, con un po' di anticipo, e oggi devo dire che le nostre amministrazioni possono contare su un terzo settore già in qualche modo coeso, già in qualche modo abituato a fare rete, e credo che questo sia un plus molto importante. Chiudo sottolineando quello che diceva l'assessore Latini prima sul fatto che siamo un po' un riferimento a livello nazionale. È così. Io sono spesso in contatto con i miei colleghi che sono presidenti dei centri di servizio delle altre regioni italiane, e loro guardano a questo modello con grande interesse, perché tiene dentro il pubblico, tiene in qualche maniera, dà al terzo settore la capacità vera di fare sussidiarietà. Ovviamente ci vuole qualcuno dall'altra parte che sappia notare questa cosa e che sappia accoglierla e che sia disponibile a farlo. E devo dire che la Regione Marche ha sempre rappresentato per noi una sponda davvero importante. Grazie. Grazie Simone. Adesso cederei la parola a Luigi Biagetti di ACLI e di Massimiliano Bianchini di ARCI, che rappresentano qui due tra le più grandi reti sul nostro territorio, che fanno parte della rete, ma che fanno anche crescere il volontariato e le Marche, perché tramite loro nascono nuovi circoli, per cui anche tramite loro bisogna ringraziarli appunto per questa continua vitalità che il settore del volontariato continua ad avere. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Come è stato detto, le ACLI saranno il coordinatore della macroarea sulla povertà, un tema purtroppo già presente che con la pandemia è esploso e soprattutto ha tirato fuori nuove facce, persone, mi viene in mente le partite IVA, abituate a chiedere aiuto, che invece si sono trovate, diciamo, di punto in bianco, in difficoltà, e hanno trovato nella rete, nei nostri progetti del terzo settore, una risposta. E la pandemia ha fatto emergere anche nuovi tipi di povertà, povertà educativa, povertà rispetto al mondo del digitale, che in qualche modo ci ha aiutato, ma che ha evidenziato, insomma, anche le difficoltà. Quindi ecco, su queste linee molte delle azioni, molti interventi delle associazioni, la nostra e quelle che sono in questo progetto Facciamo Rete, in qualche modo cercano di dare un sostegno, di dare una risposta anche con un'ottica di ripresa, non pensando all'emergenza, ma anche con insomma, una visione di ripartenza, di guardare al futuro. Insomma. Grazie. Massimiliano. Grazie. Allora, intanto grazie a tutti. Stavo pensando, dico, ma parlo dell'ARCI, non parlo dell'ERA. Cioè, parliamo delle cose belle in realtà, ma anche lei è stata una bellissima esperienza. No, dico una cosa, lo dico per la stampa, perché tra noi ci conosciamo, in questa sala più o meno ci conosciamo quasi tutti. Il livello è nazionale, cioè noi che siamo una piccola regione, che facciamo fatica a farci conoscere, ok. Però io vorrei in generale solo quello che ha detto adesso Simone. Simone è vicepresidente nazionale del Centro Servizi di Volontariato, cioè è diventato, io credo, in parte anche grazie a questa progettualità, poi grazie a capacità personale, chiaro. Diego Manginelli, perché siamo un po' soveri, diciamo, Diego è il riferimento del forum del terzo settore per quanto riguarda il PNRR di tutto il centro Italia, cioè lui è stato nominato da qualche giorno, diciamo, riferimento del PNRR di tutto il centro Italia. Come capite, in realtà stiamo parlando di Luigino Guarchione, c'è un'amicizia da 50 anni, no, 50 no, però diciamo 20-30 anni, in realtà lui è un pioniere. Lui ha sempre messo insieme il mondo ambientalista associativo con l'impresa, cosa che oggi, diciamo, tendenzialmente proviamo a farla tutti. Lui lo faceva solo 30 anni fa. Cioè, quello che voglio dire è che abbiamo le condizioni in questa nostra piccola regione, no, di fare veramente un progetto di livello nazionale.
Su questo chiudo immediatamente. Ringraziamento veramente agli uffici, perché noi senza uffici non gliela facciamo, perché è ovvio che sotto Covid qualche problemino c'è, l'ha detto bene Diego, no? È ovvio che qualche problemino è stato un problema serio, perché poi veniamo anche di anni di chiusura. E l'ultimo ringraziamento sentito all'assessore Latini, perché c'è, io ho fatto l'amministratore tanti anni, lo faccio tuttora, cedere potere non è una cosa semplicissima da parte degli assessori. L'assessore ha preferito fare una scelta, insieme a noi, chiaro, diciamo, non di dare piccoli fondi a pioggia, e si poteva fare, l'hanno fatto tantissime regioni, grazie a voi e grazie in parte anche a noi, ha fatto la scelta di fare un progetto. A volte, diciamo, si preferisce fare scelte diverse, fare scelte singole, ti do 1.000 euro, ti do 2.000 euro e alla fin fine l'ho scambata. Non è vero che le regioni non lo fanno, altre regioni lo fanno. Ok, e anche altre regioni, diciamo, considerate sempre d'eccellenza, non parlo delle famose regioni in difficoltà. Perciò un ringraziamento all'assessore Latini, che ovviamente alla Giunta, che ci ha permesso ancora una volta di fare una progettualità estesa. Sono domande fatte ai colleghi? Sì, no, qualche esempio, intanto. Mi scuso per il ritardo, volevo sapere, il progetto è già operativo? Sì. Perfetto. Mi interessa soprattutto il discorso delle povertà, che è una parola chiave, declinata in tutti i sensi. Ci può fare qualche esempio? Io ho letto questo, no? Fatta molto detto, per spiegare bene al lettore dei servizi, quali sono, non tutti. Qualche esempio più gradante, e poi se mi dice quali professionisti entrano in gioco. Per esempio, uno c'è, guarda, io sto da solo con un figlio di dottore di etica che ha 80 anni, c'è il condominio che mi vuole far pagare 40.000 euro, non c'è ragione. C'è un avvocato che paga, vi ho fatto un esempio, e poi quando si chiama un articolo, come si burocratizza un po', fa degli esempi concreti, no? Del servizio e della povertà. In quel caso è proprio una povertà di riferimento. Può rispondere sì. Comunque. Rispondo io, tanto per farvi capire. L'organizzazione è importante, ad esempio anche nel momento di crescita. Noi questa difficoltà l'avevamo notata, ad esempio, per l'esempio che lei ha fatto, nella prima progettazione non avevamo le associazioni di difesa del consumatore, no? E qui invece ci sono. Dunque c'è la Diconsum, che fa la capofila delle tre associazioni di categoria che si occupano della difesa dei consumatori. Dunque in questo caso il numero verde riceve la chiamata e automaticamente la passa all'associazione di categoria che è più adatta, è più in linea per affrontare la problematica, e automaticamente il problema passa all'associazione che se ne fa carico. In questa maniera riusciamo a dare la risposta anche sotto il punto di vista del supporto, nel caso se serva legale, dell'associazione di categoria. Ecco, stessa cosa, abbiamo una rete di psicologi che fanno parte delle nostre associazioni, perché ANPAS ha dei psicologi come li ha ACLI, come li hanno le altre associazioni, e anche qui per competenza territoriale, nel senso che non tutte le associazioni stanno da tutte le parti, ma fondamentalmente riusciamo a dare un primo supporto, che è quello telefonico, che è quello anche in videoconferenza se dall'altra parte la persona è attrezzata per mettersi in collegamento. Nel caso più complesso eventualmente ci si incontra pure, se la pandemia lo permette naturalmente. Questa è la nostra ramificazione. Dopodiché, se vogliamo parlare di povertà estrema, il pacco viveri si riesce a dare attraverso la rete Caritas, attraverso la rete delle associazioni che fanno parte delle nostre strutture principali. Per esempio, qualche altro professionista, abbiamo fatto lo psicologo, il legale. Fondamentalmente tutto il mondo nostro, ad esempio di ANPAS, per quanto riguarda tutto quello che è l'assistenza sanitaria sotto il punto di vista anche del trasporto, perché il mondo del volontariato nella regione Marche è la protagonista nel mondo del trasporto sanitario. Da ANPAS, Croce Rossa e Misericordia sono le associazioni che fanno questo tipo di attività. Dunque
sono i professionisti volontari che fanno questo tipo di attività. Altri esempi adesso non me ne vengono in mente, però comunque sia. Prego. Per esempio, ci sono tante persone che fanno fatica ancora a uscire, come prossimità, capisco bene, magari vuol dire che uno può comprare la spesa, ci sono queste associazioni. Assolutamente. Casa delle Culture, tanto per fare un nome. Sì. Quindi possiamo dire che anche nei servizi di prossimità, per esempio, c'è bisogno anche che gli va a comprare le medicine. Un facciamo anziano. Questo, sì, facciamo anche questo. Questo è per alcuni di noi è stato un po' ritornare alle nostre origini del volontariato, perché a volte ci siamo anche specializzati troppo in quello che facciamo. Poi la pandemia ci ha riportato molto con i piedi per terra, riuscendo ad essere. Tornando al volontariato, quello più semplice, noi andiamo a prendere le medicine in farmacia, andiamo a prendere la spesa, il cittadino chiama il supermercato, il piccolo negozietto vicino e l'associazione più vicina va a prendere la spesa, se passano i soldi alla destra perché magari il paziente è positivo, dunque le cose, insomma, le quotidianità più semplici che ci hanno riportato a un volontariato molto molto terra a terra, ma essenziale per il cittadino. L'ultimissima cosa è su gli eventi pratici, perché voi avete nominato qua anche delle attività, si parla di attività ludico-ricreativo-culturali e scolastiche, quindi c'è un supporto per esempio per i compiti a casa, per dire, oppure a distanza. Sì, concrete, a distanza sì, a distanza sì, a distanza. Certo, e come ad esempio io tre giorni fa ho partecipato a una diretta radio di Radio Senza Muri, ad esempio in videoconferenza, insomma in streaming, e con questi ragazzi abbiamo un po' spiegato cos'è il progetto e abbiamo fatto comunque sia condivisione dell'attività con dei soggetti naturalmente che hanno qualche piccola difficoltà e che pertanto hanno bisogno comunque di dialogare e di essere considerati dal mondo che ci circonda. Posso integrare? Sì, come? No, sì, a distanza, parlavi di un servizio a distanza, però in un modello di collaborazione come questo siamo nelle condizioni anche di dire che tra un mese magari cambia un po' la situazione, cambia, finisce no, la sua influenza del decreto che c'è in corso in quel momento, ci vediamo con la regione come fosse una coprogettazione, ci vediamo, discutiamo, capiamo che cosa è meglio fare, siamo con tutta la flessibilità e il buon senso che abbiamo nelle condizioni di poter aggiustare un po' il tiro. Dico bene, assessore? Sì, infatti di solito abbiamo operato sempre così, insomma, coordinandoci ecco, a seconda no, delle varie necessità del territorio, a seconda delle modifiche anche che avvengono in corso sulle esigenze, quello un po' che accennavamo all'inizio. Aggiungo un ulteriore dettaglio su questo, lo strumento della coprogettazione o quella che verrà in maniera ancora più formale deve essere un modello improntato alla flessibilità dei bisogni. Ecco perché ci avvaliamo proprio del terzo settore, perché ha una capacità poliedrica di questa risposta e qui si scontra un pochino con la nostra burocrazia, dove noi siamo l'elemento di rigidità, per cui in questa sperimentazione che stiamo portando avanti da qualche anno, questo è l'elemento su cui stiamo lavorando e poi quando arriveranno i fondi comunitari perché rappresenterà un ulteriore punto di rigidità, diciamo così.